Ciao a tutti ragazzi, sono Mr. Antonietto e oggi iniziamo cazzeggiando in giro. Salve. Ok, vediamo un attimo un po' cosa fare. Prima cosa andrei a prendere un fucile a pompa, vediamo se è sulla strada, che tanto dovrebbe essere. Ok, noi dobbiamo andare a vedere più o meno qua. Stazione dei Ranger, qua c'è un ripostiglio, vedete. Fare un giro di qua fino all'impianto dei rifiuti e arrivare a qua, all'officina delle sottostazioni. Ok, iniziamo ad andare subito di là. No, 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 ho sbagliato strada. Ah, infatti devo andare a destra. A destra, che c'è una strada su. Ok, adesso andiamo col mio HP Pino. Poi vediamo se fare qualche modifica già alle armi o che. Ma visto che fra poco. Allora, le armi, ok. Poi me ne modificherò tranquillamente quando ne avrò bisogno. Visto che adesso è ancora facile giocare. E non hai uno spreco di munizioni. Cioè, qua poi le sprechi le munizioni. Più avanti non potrai neanche sprecarle perché non ne hai tantissime. C'è solo quella della K. La K non la userei quasi neanche più. Allora, bisogna risparmiare un attimo prima, poi dopo li andiamo a prendere. E più che altro adesso bisogna trovare prima armi buone. Ci siamo già modificato tutto. La tuta invece vedremo, perché penso di prendermi l'esoscheletro nel prossimo episodio, perché adesso non mi bastano i soldi. Allora, qua ci dovrebbe essere un fucile a pompa. Ah no, ma è nell'altra struttura, mi sa. Un attimo su. Eh sì, è nell'altra struttura. Cazzo, la mappa non l'ho guardata. È di là. Cosa più facile per recuperarla non c'è. Allora, dobbiamo salire di qua. Ok, ci dovremmo avere qua a destra. Ecco, a sinistra. Preso lo Spaz 12. È un'ottima arma. Adesso dobbiamo scendere. Si può scendere solo di qua, notare. Ok. Scusate, rega, devo rifarlo. Sto pezzo qua, se vedete il taglio, perché Fraps non ha registrato, ho il disk pieno. Ok. Allora, adesso facciamo quello che dobbiamo fare. Andiamo a controllare un attimo le cose dei mercenari. Che ci dovrebbe essere qualcosa se non l'ho già preso. Abbiamo pure anomalie in giro così, balle varie, andremo a prenderle adesso, vediamo se andiamo a prendere qualche manufatto che. Cazzo. Ok, dai. Su, di corsa. Ah, intanto sono andato a fare un giro un po' più. Sono andato in giro lì, mi sono beccato le radiazioni. Però adesso devo rifare. Anche perché quando me ne sono accorto proprio quando sono arrivato lì, dico, come mai va così liscio il gioco? Tac, aveva smesso di registrare. Ok. Sempre stanco sto cazzo di omino. Andiamo a fare un controllino. Ma più che altro devo cercare una macchina, se c'è una macchina. Però qua non c'è. Di sicuro. Esatto. Infatti non c'è la macchina qua. E adesso non mi ricordo più dov'è. E vabbè. Allora noi adesso andiamo dritti. Arriveremo all'anomalia Circus. Quello lì che cazzo è? Boh. Tanto l'ho già usato un attimo lo Spaz prima perché ho beccato un cinghiale ma non ha registrato. Dovete vedere come cazzo spara veloce. Ok, ci siamo, anomalia circo. Ostia, occhio, c'è il poltergeist là in mezzo. Non so se lo vedete. Più o meno là dove mira il mio fucile. C'è un poltergeist lì, ecco. Visto? Ok. Un trucco per battere il poltergeist è di stare fermi in un punto senza fare niente, cioè può ricaricare, sparare tranquillamente.
che il poltergeist si ferma, non ti vede più, vedete che spreca la schermata viola. Tu adesso, se non ti muovi, puoi sparargli. Tanto se lo becchi però, vabbè, ti sgama e tutto. Ok, una volta ucciso, rivelatore, ne vede uno solo. Ah, fuoco di merda, fuoco di merda. Ma che c'è una resistenza a fuoco che fa paura, non so perché. Eh beh, gioco. Ok, ho preso un manufatto. Ok, ma io mi devo curare perché sono irradiato. Vediamo un attimo un po'. Allora. Lo so che mi fregherà quasi un cazzo a nessuno di questo gioco qua, perché è vecchio, non sono con le grafiche di oggi e tutto, però cazzo è un bel gioco. È un bel gioco. Più avanti, cioè, diventa sempre più difficile giocare. Cambia l'ambientazione e tutto. Quando arriveremo al livello finale, Pripyat, diventerà una cosa assurda giocare. Avremo contro una fazione che è equipaggiatissima. Ok, siamo arrivati qua dai mercenari. Che dobbiamo parlare? Sono qua a portarti del cibo. Ecco il cibo. Colazione turista. Ok. Qui adesso troveremo uno strumento per le modifiche delle armi, che è molto buono. Cioè, è quello intermedio. Che non serve quasi a niente adesso, perché se tu glielo porti, non ti dà un cazzo di niente. Cioè, glielo porti, ti dà qualcosina, però non puoi modificare più di un tot le armi. Perché se non hai gli strumenti per il lavoro di base, non puoi fare un cazzo. Cioè, puoi modificare, ma qualcosina, giusto qualcosina. Salute. Eccoli qua. Non ho voglia di perdere tempo. Parla Non con voglio il perdere comandante. tempo. Io mi chiedo adesso, qua ci dovrebbe essere un mercenario, sì. Ma come fai a fare il cecchino con l'MP5? Ma svegliati, cazzo. E fortuna che prendevate le cose dalla duty. Ah no, non era loro, vabbè. Torniamo a casa. Stazione di rifornimento, qua ve lo giuro. Questa qui è una stazione trollata. Se tu non fai il giro largo e passi qua vicino alla stazione, giusto, vi giuro, appena passate vicino alla stazione, parte un'anomalia, cioè non un'anomalia, parte un'emissione. Dovete buttarvi giù e pullula di snork. Se non sapete cosa sono gli snork, lo vedete nei prossimi video a seguire. Noi dobbiamo arrivare alla Skadovsk. Adesso perché è giusto un video a cazzeggio questo. Ok, dai, sali, sì. È arrivata l'emissione, ve lo giuro. Scavalcato quel coso lì, è arrivata un'emissione. Ho voluto tagliare il video un attimo per arrivare fino a qua, per non allungare il video, ma ho dovuto riprendere subito perché è scattata un'emissione. Adesso vedrete un attimo un po' come si fa. Cioè come si fa, come è fatta un'emissione. Se passavo di là dovevo scendere giù un altro degli snork. Qua invece sono vicino alla Skadovsk, per cui mi salvo ancora. Ok, vedete che il cielo inizia a venire giù un nebbione. Iniziano a fare. Sto zitto e vi faccio vedere. Un attimo. Ok, adesso vi faccio vedere. Ah, stai aperta. Vabbè, fa niente. Mi sono aggiornato a tenere al riparo, ok? Ora vedete degli Ehi, effetti che fanno Stalker, come paura. va? Ascolto. Ok, non ho ancora dato la prima botta, eh? Salve. Ti ho parlato di Salve. strumenti, quelli del lavoro di precisione. Alla prossima. Aspetta, riparazione e modifiche. Niente. Ok, adesso dobbiamo attendere che l'emissione sia finita. Tanto che cazzeggiamo.
Cioè, intanto che sistemiamo un attimo, io deposito tutte le armi. Perché dovrebbe essere iniziato, ecco, inizia a dare i colpi. Questi qua sono ancora i primi colpi e siamo ancora a posto. È bello quando c'è il night vision poi, che non li vedi sti effetti. Questo qui è un motore da prima vista, è un 12 cilindri, un V12 dalla potenza di 6.000-7.000 cavalli. Motore di una nave con erogazione principale alternata. Oh, ha iniziato a dare i primi colpi. Questo qui è la valvola di scarico dei gas. Ok, quello è il contatore, quelle le valvole. Ok, iniziate a dare i colpi forti, adesso inizia a tremare tutto. Sta andando ancora piano. Salve! Che Uno cosa ti porta sul stoccazzo nostro così umile grosso. vascello? Se trovi qualche manufatto, fatti vivo! Vedremo che si può fare. Ancora bianca. Ok, inizia a diventare Urta, vai, rossa. urta! Inizia a diventare rossa, sta per colpire. Adesso vedrete il bello della missione. Ah no, è già passata, strano. Di solito fa più casino. Vabbè. Ok. Per questo video è tutto. Vi saluto. Ciao.